Secondo la congettura dell'universo computazionale, la struttura ultima, la stoffa ultima del nostro cosmo sarebbe discreta. Abbiamo un esempio di struttura discreta qui, in cui abbiamo delle palline di metallo che rappresentano luoghi dello spazio e interconnessioni, sono questi segmenti colorati, gialli, rossi e blu, che rappresentano appunto il concetto di vicinanza fra locazioni spaziali. Secondo diverse teorie, non solo la congettura dell'universo computazionale, lo spazio-tempo sarebbe di questo tipo. Questa struttura spazio-temporale evolve secondo un semplice algoritmo. C'è un altro modo di vedere la struttura discreta dentro questa congettura, che è quella dello spazio-tempo. Allora, i punti che corrispondono alle palline metalliche non sono più locazioni spaziali, ma sono eventi spazio-temporali. E le connessioni, che qui erano i segmenti colorati, in questo caso sarebbero delle frecce orientate, il cui significato è quello della causalità. Un automa cellulare, come vedete, è definito da queste 8 piccole strutture di quadratini bianchi e neri. Ogni configurazione di queste 8 strutture mi dà un diverso automa cellulare. Ce ne sono in tutto 256. Andando ad applicare queste regole di riscrittura dei quadratini, noi otteniamo delle strutture più complesse e che molto spesso in realtà formano solo dei disegni molto semplici come queste righe, però andando avanti, già per esempio nell'automa 18, vedete, si ottiene una struttura abbastanza diversa da quelle viste finora, che ha la caratteristica di essere autosimile, cioè sono tanti triangoli nei quali il triangolo piccolo riproduce la struttura del triangolo più grande. L'automa 110 è un altro automa estremamente interessante, forse il più importante di tutti, tant'è vero che Wolfram ha deciso di metterlo sulla copertina del suo libro, A New Kind of Science, e vediamo meglio in questa immagine che cosa fa l'automa 110. L'automa 110, partendo da una configurazione di celle bianche e nere casuale, sviluppa quasi immediatamente delle strutture che Wolfram chiama particelle, che si muovono andando verso destra o verso sinistra in questo spazio, la dimensione orizzontale è lo spazio, mentre scorrono anche verso il basso, la dimensione verticale è il tempo, andando spesso a intrecciare le proprie traiettorie e dando origine, come vedete qui, a particelle e strutture di forma diversa. La cosa interessante di queste particelle dell'automa 110 è che con queste particelle si può eseguire calcolo universale, cioè possiamo eseguire qualunque algoritmo di qualunque complessità.